unisci quella costituzione del Museo Salvatore della Gamba e degli artisti, tengo a sottolineare l'importanza di conservare, valorizzare il patrimonio storico della nostra azienda e diciamo sentito come una missione vera e propria e da portare avanti negli anni secondo questa fin dall'origine dallo stesso fondatore. Salvatore Ferragamo, mio marito, fin dal suo esordio negli anni Stati Uniti, negli anni 20, aveva sentito la necessità di raccogliere le sue creazioni più importanti, fotografie che lo ritraevano con clienti famosi, gli articoli apparsi su di lui, con l'obiettivo di lasciare una testimonianza del suo lavoro alla sua famiglia, ai dipendenti, a tutte quelle persone che avevano contribuito al suo successo e soprattutto ai giovani che in questo materiale avrebbero potuto trovare ispirazioni e stimoli per il proprio lavoro creativo. Con questo spirito credo che dovrebbe essere portato avanti questo meraviglioso progetto, non solo dai musei veri e propri e dalle fondazioni, ma anche dalle aziende che hanno il dovere di tramandare esperienze ai giovani, alle giovani e alle giovani generazioni per mantenere vivi quei valori del saper fare che hanno reso famoso il grande Made in Italy. A questo punto dovete perdonarmi per l'orgoglio mio personale e per la grande devozione e il grande rispetto che ho sempre avuto nei confronti di tutti. Mi preme citare una cosa che dimostra la passione di Salvatore per il suo lavoro. Anni fa ci è capitato nelle mani, per caso, un articolo del 1926 estratto da un giornale di Los Angeles in cui mio marito esprimeva il desiderio di andare in Giappone nel 1926 per studiare le forme adatte per i piedi giapponesi. Infatti, dopo aver studiato le caratteristiche dei piedi vari parti del mondo, che non sono proprio succedute, delle caratteristiche piuttosto strane, e Salvatore pensò di creare delle forme speciali. E infatti, ogni numero della nostra scarpa ha un A o un B o un C e un D, che sarebbero le larghe larghezze della forma. E con questi accorgimenti il successo fu grandissimo. Un'altra ragione per cui ho voluto citare questo episodio è anche perché queste cose non si trovano da leggere nei libri della scuola, dell'università, di queste cose, ma si trovano negli archivi. Ecco perché questo progetto è semplicemente splendido e io sono stata felice quando l'ho saputo dai miei figli. Quindi gli archivi sono una cosa importantissima, e ora lascio la parola al dottor Scala, che ancora non ci ha dato.